La vera giustizia è quella portata dalla misericordia di Dio, che perdona il colpevole, che riconosce il malefatto e smette di farlo, proprio perché perdonato e aiutato a ritrovare la via del bene. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale tenuta questa mattina in Piazza San Pietro, dedicata a misericordia e giustizia. Il pontefice ha spiegato che la giustizia retributiva, che si limita a infliggere una pena al colpevole, non vince il male, ma semplicemente lo argina. Si vince il male rispondendo ad esso con il bene, come la vittima che si rivolge al colpevole per invitarlo alla conversione, aiutandolo a capire che sta facendo il male. Così, ha spiegato Francesco, il cuore si apre al perdono che gli viene offerto e così si risolvono i contrasti in famiglia, dove l'offeso ama il colpevole e desidera salvare la relazione che lo lega a lui. E così agisce Dio nei confronti di noi peccatori, perché non vuole la nostra condanna ma la nostra salvezza. Voleva salvare Pilato e anche Giuda, ha aggiunto il Papa. Il problema è lasciare che lui entri nel cuore. Perché quello di Dio è un cuore di padre che non ci ripaga secondo le nostre colpe. Nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre. Un padre che ci aiuti a cambiare vita. Un padre che ci dia la forza di andare avanti, un Padre che ci perdona in nome di Dio. E per questo essere confessore è una responsabilità tanto grande, perché quel figlio, quella figlia che viene da te, soltanto cerca trovare un padre. E tu, prete che sei lì nel confessionale, tu stai lì al posto del Padre che fa giustizia con la sua misericordia. Grazie.